Ciao a tutti! Oggi prepareremo la treccia di pan brioche con salumi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa, più 2 ore per la lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, latte, olio evo, lievito di birra fresco, zucchero, uovo, sale. Per il ripieno salumi e formaggi misti, melanzane e pomodori sott'olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito e lo zucchero. Ed azionare il bimby per un minuto, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, l'olio, l'uovo e il sale. Ed azionare il bimby in modalità spiga per 4 minuti. Trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per 1 ora e 30 minuti. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Estendere con il mattarello formando un rettangolo. Ritagliare in 3 strisce uguali. Farcire mettendo i salumi. Mettere le melanzane e i pomodori secchi. Se lo gradite potete utilizzare anche carciofini o olive. Mettere il formaggio. Chiudere su se stesse formando 3 cilindri. Rivolgere la chiusura verso il basso. Intrecciare formando una treccia.
Lasciare lievitare per 30 minuti. Trasferire in una teglia rivestita con carta da forno. Spennellare la superficie con il tuorlo d'uovo e il latte. Lasciare lievitare per 30 minuti. Trascorso il tempo, spennellare nuovamente la superficie con il tuorlo e il latte. Spolverizzare con i semi di sesamo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. Treccia di pan brioche con salumi. Grazie e alla prossima ricetta!